Però io lo faccio Tommaso Mori. Ma perché non lo sai? Lo fa meglio la nonna Anna Maria, c'è da dire. Sì. Fish and chips o escargot? Oh mamma no, mia, no, fish fish and chips. Chip. In bianco è con no, burro o con l'olio? No, sì. In bianco è in bianco. Ma è sì. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. È tornata la mamma. E oggi cosa andiamo a fare, Dani? Andiamo a fare una classifica dei cibi. Sì, facciamo un quiz per vedere quali sono i migliori cibi al mondo, non solo italiani ma al mondo. Quindi ci sarà tipo pasta, pizza, qual è meglio, e si va avanti così a gironi. La cosa bella è che dobbiamo collaborare tutti e tre. Però non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente al quiz. 1 di 64, perché è il girone di 64. Mamma mia. Quindi andiamo subito veloci, che sennò qua stiamo tutto il giorno. Tacchino contro grattachecca. Non so neanche cosa sia il grattachecca. Scrivete. Il tacchino è la roba che si mangia e la grattachecca che si beve. Eh sì, ma è casuale. Allora, la grattachecca non l'ho mai sentita. Scrivete qui sotto nei commenti se la conoscete. Io direi tacchino, perché sì, la grattachecca, cioè, non so cos'è. Non sappiamo neanche cos'è. Bracciole o pasticcera mignon? No, pasticceria, non pasticcera. Pasticceria mignon. È dura, facciamo bracciole, dai. È dura. È dura. È dura, questa è dura. Scrivete ovviamente sotto nei commenti che voi cosa avete scelto. Oh. Beh, qua è durissima, non dura, è durissima. Ah, beh, no, dai. No. Dai, la pizza fritta. Pizza fritta. Pizza fritta, sì, anche secondo me. Anche se il gelato è buonissimo. Gelato è gelato. Sì. Pollo o mille foglie? Pollo. Mille foglie mi piacciono tantissimo, però il pollo è il pollo. Cazzo senza pollo, eh. Eh sì, appunto. Caponata, sofficini. Colomba o dog? O dog. Colomba è buonissima. E lo dog non mi piace, quindi qua vince la maggioranza. Panna cotta o tortelloni? Tortelloni. 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 Ma a mezzogiorno non si metteva a fare sta roba? Sì, così ti viene l'acquolina. Brownie o fritto misto? Fritto misto. Brownie. Brownie. Pasta e patate, che abbiamo assaggiato a Napoli anche questa. Beh, è buona. Io sceglierei strudel, però è buona anche la pasta e patate. Taco takai? Cos'è quello? Che roba è? Olive ascolane o takoyaki? Chi? Nessuno dei due. Oliva ascolane. Oliva ascolane, sono buonissime. Formaggi o couscous? Formaggio. Nessuno dei due io. A me piace questo e quello. Sì. Couscous. Buono, mettiamo i formaggi, vabbè. Crescia. Sì. Cos'è? All curry. La crescia. La crescia. Non so cos'è. È la piadina. Ah, ok, allora sì. Croquet. Sì, cioè, anch'io. Sì, 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 croquet. Per carità, il sushi. Il sushi, ti ricordi? Siamo stati anche lì. Andate a vedervelo. Dai, ma come si fa? Polenta e spiedini. Si mangia, cioè, gli spiedini si mangiano con la polenta. Come cavolo fai? Polenta, dai. Tiramisù o frittelle? Tiramisù. Sì, tiramisù. Le frittelle no. Porceddu, sardu o ramen? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Però, poverino, guarda lì, però tra i due è il porceddu. Ma povero. Il ramen cos'è? Cos'è? Dai. La matriciana o mozzarelline fritte? Mozzarelline fritte. Beh, quelle sono buone. Sì, purè o ghiaccio? Oh, aiuto. Purè. Io dico purè. Purè. Senza neanche... Pizza carbonara. È la pizza, carbonara è buonissima. Sì. Però la pizza è... La pizza è la pizza. Cioè, sfogliatelle o carciofi? Che schifo. Sfogliatella. Sfogliatella. Pasta in bianco. Ma che schifo. Come che schifo? Non sa di niente. Metti un po' d'olio, sa, Eh no, in bianco. In bianco è con burro o con l'olio? No, sì. In bianco è in bianco. Ma è sì, se non condito allora sarebbe. Sì, esatto. Il cioccolato, dai. Sashimi o yogurt. Yogurt. Baccalà o crepe? Crepe. Caccia e pepe. Cioccolato. Salame al cioccolato. Buona anche la caccia al pepe. È buona. Però il salame al cioccolato è buonissimo. Però io lo faccio tutto Tommaso Mori. Ma perché non lo sai? Dai, ma che no, no. Lo fa meglio la nonna Anna Maria, c'è da dire. Sì, sì. Tra l'altro, mi girano voci che prossimamente la nonna tornerà su YouTube dopo un bel po' di mesi. Sei sicuro? Sì, sì, sì. Andiamo in una pizzeria napoletana. Basta spoiler. E ci saranno cose pazzesche da assaggiare. Vi dico solo questo. Frittata o insalata russa frittata? Insalata russa frittata. Qua la porchetta è buonissima. Porchetta. Salumi. Salumi. È solo di due. Lei non mangia tanta carne, quindi è un po' in difficoltà. Salumi. Però è neanche da mettere. Salumi rispetto all'agnello. Vabbè. Costini o focaccia? Focaccia. 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 Torta salata, tagliatelle. Torta salata. No, tagliatelle sono buonissime le tagliatelle. Dai, tutto stasera. Cozze! Che schifo. Zeppola. Kebab o caramelle? Kebab. Kebab. Nonostante tutto. Verdure? Quindi tutte le verdure o pesce spada alla griglia? Verdure. Pesce spada. Boh, ma le verdure sono importanti, Pesce spada non mi piace. Pollo fritto. O pollo fritto. Gli gnocchi è una vita che non li mangio. Beh, sono tutte e due buone. I gnocchi sono buoni. Se sì. Io direi pollo fritto, però. Gnocchi. Anche gnocchi mi va bene, eh. No, patate al forno. Patate al forno. Sì, però le patate al forno sono più buone. Babà, che no. Piadina, pasta ricotta e zuia. Piadina. Pinza romana.
Beh, le patatine fritte sono indispensabili. Indispensabili. Sì, tipo quando vai a sciare, che vai lì nel rifugio a mangiare patatine, mica ti mangi la pinza romana. Ecco. Tonkatsu. Tacos. Tonkatsu. Vabbè, tacos o tonkatsu? Tacos. Tacos. I tacos, sì, sì. Sono buoni. Cos'è la griccia? È la pancetta. Ah, okay. Boh, la tolgo, la metto in parte. Sì, il budino poi quello lì, orribile. Oddio, hamburger, spaghetti allo scoglio. Hamburger. Salsiccia o frutta? Frutta. Fish and chips o escargot? Oh, mamma mia. Fish and chips tutta la vita. Se tocca. Minestrone o pasta al pesto? Pasta al pesto, dai. Ma non va il minestrone. Sì, ma la pasta al pesto, cioè, è buonissima. No, io dico niente. Non dice niente. Risotto alla milanese o cioccolata calda? Risotto. È buono. Lasagna. Oh mamma mia, anch'io forse lasagna, troppo buona la lasagna. Mozzarella di bufala. Ma come si fa? Mozzarella o insalata caprese? Mozzarella di bufala, dai. Arancino o bruschette? Bruschette. Spaghetti alle vongole. Ma quante ce ne sono? Erano già usciti prima? No, era allo scoglio e alle cozze. È diverso. Le cozze sono uguali alle vongole. No, sono cose diverse. Le vongole sono quelle nere. Maritozzo, è quello di Gino Massari. Le sono quelle nere. Ovviamente scegliamo il maritozzo. Cassata siciliana o cornetto? Cornetto. Caprese o gnocco fritto? Gnocco fritto. Allora, caprese l'abbiamo assaggiata, ti ricordi? Sì. A Napoli, sempre di Napoli. Ed era molto buona, però il gnocco fritto è buonissimo. Cioè, anche quello abbiamo assaggiato a Parma. Che memoria. Ah, sì, abbiamo fatto il video anche lì, Abbiamo fatto il video ovunque. Andate a vedere anche questo video qua. Sul cibo c'è tutto. Toast o riso cantonese? Ma di nuovo, eh? Sì, perché adesso è finito il primo round, ragazzi. Ma come? Oh no. Pasta al pesto, salame al cioccolato. Pasta al pesto. Salame al cioccolato. Beh, pasta al pesto. Gnocco fritto o crepe? Crepe. Crepe sono buonissime. Focaccia o risotto? Riso. Focaccia. Pizza o pancakes? Pizza. Che bagatto. Colombo o tortelloni? Dei tortelloni. Pizza fritta o formaggi? Pizza fritta. Formaggi. Pizza fritta è buonissima, è troppo buona. Lasagna o qua è buona. Belle lasagne, io dico, però sono buone entrambe. Tagliatelle. Sofficini o maritozzo? Sofficini. Maritozzo. Mozzarella di bufala o tacchino? Mozzarella di bufala. Sì. Ah, Franci. Ma il pollo messo così non mi ispira, Cioè, a me non piacciono le cosce, quindi arrosticini. Piadina o nachos? Piadina. Purè o parmigiana? Purè. La parmigiana è buona, però. Sì, parmigiana. Patate al forno. Patate al forno. Vai, carino, non vedi? Come si fa? Eliminiamo il porcetto da questa classifica. Salumi o pasta al forno? Salumi. Pasta al forno, troppo buono. Patate fritte. Cornetto, il cornetto è. Lo mangiamo sempre. Sì, ma le patate fritte, cioè. Cornetto, dai, le patatine fritte le mangiamo meno. Toast. Beh, gnocchi. Gnocchi tutta la vita. Gnocchi, puoi metterli con quello che vuoi. Zeppola. Bracciole. Zeppola. Cotoletta, merendine. Cotoletta. Sì. Cotoletta, buona la cotoletta. Mozzarella. Fritte, sì. Qua avrei detto olive scolane. Bruschette o cannoli? Bruschette. Sì, bruschette. Frutta. Frutta. Sì, dai, finito anche questo round. Adesso di 16. Adesso siamo ai 16esimi. Oddio. Oh, piadina. Pasta. Piadina. Tortelloni. Tortelloni. Polenta. Ha suonato anche il timer. Ma io avrei detto frittata. Pizza. Frutta. Pizza. Tagliatelle. Pasta al forno. Sì, dura. Perché è l'ora di punta, quindi. Sì, è vero. Supplì. Sì, supplì. Bruschetta o toast? Sì, bruschetta. Kebab o cotoletta? Kebab. No, kebab mi piace. Porchetta. Tirami su. Focaccia o toast? Sì. Con difficoltà. Gnocchi o mozzarella? Gnocchi. No, anche la mozzarella però. Mozzarella, io dico. Proteica è buona. Buon dai, mozzarella. Mozzarella. Cioccolato, però cavolo, che dispiacere. Crocchetti di patate o cresce? Crocchetti sono buonissimi. Perché la piadina mi hanno già scelto. Qua cavolo, non si può. È illegale. Pizza fritta. Forse qua avrei scelto i cornetti. Sì, pizza fritta è buonissima, però che difficile è questi gironi. Ah, no, ma come si fa? Tortelloni. Piadina. Mi date a me la scelta, ma no? Franci, sei troppo indeciso, quindi.
Un esempio veloce di te. La piadina è troppo buona, però anche i tortelloni. Kebab. Bruschetta. Bruschetta, rimango fedele all'Italia. Focaccia o pizza fritta? Pizza fritta. L'abbiamo scelta prima, scegliamo anche adesso, non si può. Passa al forno. Mozzarella, sì, decisamente. Sì, mozzarella. Croquet o cioccolato? Croquet. Sono buonissimi i croquet. Però sì, la cioccolata. No, ma io credo che non posso farne a meno, devo mangiarli una volta ogni tanto. E il cioccolato puoi farne a meno? Sì, cavolo, ma dai, ma come si fa? Questa è brutta. Mozzarelline. Mozzarelline, sì. Io avrei scelto forse le tagliatelle, però è buoni. Supplì, ciao, buonasera e buonanotte. Allora, attenzione, qua ci sono i migliori 8 piatti. Pasta al forno. Pasta al forno, sì. Pizza fritta o piadina? Pizza fritta. Franci, devi abbandonare la tua piadina. Avrei scelto forse piadina, ma sono pizza fritta. Mozzarella. Avrei scelto croquet, ma devo lasciare anche loro. Pizza. Pasta al forno. Pasta al forno, sì. Mozzarella. No, però la pizza. La mozzarella. Esatto, pizza. Finale, quindi pizza e pasta al forno. Io pizza, dico. Dai, pizza. Pizza. Pizza è la vincitrice. Un po' si sapeva, però. Sì. Ah, non fa una classifica. Vabbè, sappiamo che il miglior pizza è la ciba. Bene ragazzi, il video finisce qua. Fateci sapere qual è il vostro cibo preferito. Tu cosa dici, mamma? È stata dura. È stata dura. Che spoiler vuoi dare ai nostri followers? Di cosa? Che tornerai con un video. Io? In vesti di giudice. Di giudice? Di giudice. Sarà il giudice nella sfida tra me e Dani di canto, che uscirà tra un po' e che avevamo promesso nel video con la mamma, in cui... No, non posso fare il giudice. Vabbè, Franci, sai che perdi. Sì. No. In cui abbiamo fatto la recensione dell'iRap di Temu e siamo arrivati a più di 40 like e avevamo promesso di fare la sfida di canto. Bene, non c'è nient'altro da dire, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao.